ci è voluta pazienza, ci è voluta, diciamo, tutta la competenza necessaria per poter venire fuori. Ne siamo usciti, non completamente perché abbiamo una serie di attività da fare, ma ne siamo usciti con la cosa più importante. Il plesso oggi è funzionante, i ragazzi sono dentro, c'è soddisfazione da parte dei ragazzi e dei genitori di poter portare i ragazzi in un plesso, diciamo, moderno e funzionale, e questa cosa ci riempie di veramente di soddisfazione. Secondo giorno di scuola con tanto di inaugurazione istituzionale all'Istituto Comprensivo di San Martino Siccomario. Dopo mesi di incertezza dovuti al lungo stop del cantiere e al ritardo nella consegna dell'edificio, da questa settimana circa 230 studenti delle scuole medie hanno una nuova casa, una struttura moderna che potrà accogliere anche altre classi con aule dedicate per lezioni frontali ed altre attività. Oltre alle aule dove si svolge proprio la didattica, ci sono anche aule riservate ai laboratori, e quindi i ragazzi si spostano quando devono fare educazione artistica oppure devono fare informatica, e la caratteristica anche piacevole è che si differenziano i colori. Pronta anche la nuova palestra, che sarà gestita da un consorzio di tre associazioni sportive: la Ginnastica Pavese, la San Maurense Basket e il GS San Martino, tutte società che potranno usufruire degli spazi in orari extrascolastici. Ma le attività non si fermano qui. Già dallo scorso anno, nel piano di offerta formativa, sono partiti progetti per combattere il bullismo e per diffondere la cultura della legalità, ai quali faranno seguito incontri sul tema della ludopatia. Poi diamo un contributo economico per il rafforzamento dell'attività motoria e andiamo ad arricchire il programma curricolare nella scuola primaria e nella scuola materna con attività di lingua e attività di teatro.